Ma no. Ok, questo qua è quello che è successo dietro le quinte. Non ho visto niente. Ma ero zitto tanto. Allora, arriveranno ora i concorrenti, vi prego di accogliermi con un applauso. Tu sei un imbecille e poi avevi molti più motivi di me per averlo fatto. Sì, dai, fammi un esempio. Scusa, io e lui eravamo grandi amici e gli volevo bene. Ma quali grandi amici e grandi amici? Cosa? La tua era soltanto un'amicizia di comodo. Già, un'amicizia di comodo. Ma tu che cavolo dici? Gli hai pure regalato la macchina, tanto eri geloso. No. Allora, tu devi smetterla adesso con le tue menzogne. Che paragone, che paragone, menzogne. Devi smettere con le tue menzogne. Tu sei innamorato di Maria. Chi era Maria? La Maria è la ex ragazza di chi è? Ma dai, io! Quando abbiamo trovato il cadavere di Pietro, lei aveva una scopa in mano. Alle Franz. Io non l'ho ucciso, la scopa mi è finita in mano per caso. Sì, per caso, Ma io non ho mai detto che la scopa sia l'arma del diritto. Ah, bene, questo mi rallega. Però per questo dobbiamo ancora aspettare qualcosa, la scientifica ci confermerà tutto. Intanto, Jake, mi spieghi, è successo qualcosa negli ultimi giorni tra i partecipanti che potrebbe essere interessante? Ma mi sembra che Diego aveva dei contatti molto... intensi. Mi spieghi cosa significa questo intensi? Che insultava la vittima per i suoi interessi personali andando a feste, inoltre era anche innamorato della sua ragazza. Mi sento utile, grazie Jake. Lui era il concorrente più favorito. Ma peggio, cosa mi tocca sentire? Cosa mi tocca sentire? Non c'era niente Piero, niente. Ma l'hai visto il suo fisico? Tutti quei muschi con gli acciaio e la sua estrazione di molto elevato. D'acciaio era il ciclopo d'acciaio, non il ghiervo d'acciaio. Comunque guarda, parla l'italiano a malapena. C'è chi parla addirittura tre lingue. Ah sì, allora sentiamo. Qual è il tuo favorito? Guarda, sei talmente scosso che non mi sembra che no, posso capire. Non mi sembra a caso. E questi soldi da dove arrivano, eh? Soldi. Ah, ok. Non sono affari nostri. Comunque, dalla tua informazione, li ho vinti alla lotteria. La lotteria. La lotteria. Voi gli credete? La lotteria di Capodanno. Con la Raffaella Carrampa, che fortuna ho vinto. Sì, sempre la lotteria. Magari devi dire. Applauso. Silenzio! Non è che è stato solo un incidente.
continuare. Un incidente. Che a me fosse stato. Non è capace di recitare, sa che lei. Allora mi spieghi cosa è successo? Guardi, nel corpo di Diego è stata trovata una sostanza, un sonnifero. Bamba. Sì, quantità tali da stendere un cavallo. Infatti ci chiediamo come Guillermo abbia potuto sfilare fino a qui. E uno stallone. Non so, si immagini un po' lei, di certo non gli è caduto in testa questo. Se l'è tirato. Ma la scopa, non era la scopa? La scopa. No, non è stata l'arma del tenuto. E se devo parlare così non è che riesco. Colpa della bamba, se no la scopa probabilmente non è l'armata del diritto, perché la scientifica ha detto che Guillermo ha battuto forte la testa, qualcuno magari l'ha spinto contro il palo per terra, non lo so, però io avrei bisogno del vostro aiuto per scoprire il colpevole. Diciamo che il commissario sei io, così sono più sicuro che ho ragione anch'io, e se scrivete volentieri il nome e la motivazione sul foglio poi scopriremo insieme il colpevole. Posso farlo la conclusione non come commissario ma come scrittore, giusto? È finito il concorso, ma ha vinto il game. Volevo vincerlo io, allora in realtà l'ho ucciso io perché volevo vincerlo io. No, è uno scherzo, non ride nessuno. No, ci sono rimasti male. Ma è vero. No, allora i gruppi che ho voluto premiare sono questi due, perché sono quelli che hanno, secondo me, scritto la soluzione più giusta. Allora, la mia idea era quella che il Diego, quindi il colpevole era il Diego per chi non avesse capito, era geloso dei capelli del Guillermo. Era geloso della Maria, era morosa del, ex morosa del Guillermo ormai. Ragazza fortunata. Poi era una persona falsa e quindi si è approfittato dell'amicizia di Guillermo. Diego era falso. L'amicizia di comodo per andare alle feste, divertirsi di qui e di là. E era l'unico che aveva la possibilità di mettergli il sonnifero all'inizio quando beveva qualcosa insieme. Sono scuro, veramente. Non ti darò mai più le spalle, Quindi, allora questi due gruppi verranno premiati e grazie agli altri di avere giocato. Ci vediamo con noi, tu! Commissario!